Ragazzi, qui è Mr. Fire Track, siamo su Formula 1 2013 e però non andremo a fare la carriera perché purtroppo ho notato una cosa, che non ci starò mai coi tempi, cioè per fare sia la sfida, cioè per fare la carriera, tutte quelle cose lì, anche perché comunque mi si è sminchiata la gara della Malesia. Quindi ragazzi, ripartiamo da capo. Questa era quella del vecchio canale che comincia sfida campionato. E niente, aspettiamo. Facciamo modalità difficile. Cateramo. Scelgo la Cateram solo perché ha il Kers. Andiamo. Cat. F1 Team. Ferham. Cateram. È chiaro ragazzi che non andrò subito a sfidare chissà chi, se vado subito a sceglierne uno giusto battibile di una medio-bassa scuderia, cioè non so adesso chi posso sfidare. Il Gran Premio d'Italia però quello dove anche vado bene. Se c'è una rivale, cioè praticamente io dovrei sfidare Maldonado, Bottas, Bernie e Ricciardo. Adesso un attimino, cioè con l'Otto Rosso farei un cattivo affare, proverei a sfidare chi è che potrei sfidare, sfidiamo Bottas, che Bottas è sfidato, e adesso vediamo un po' di mail, benvenuto. Venuto in squadra, introduzione, dati di gara, come se non si avesse mai girato, Monza, è la mia pista preferita, sì, porco, oh, partiamo. Allora, tra le mani ho il nuovo volante, sarà da punto a chiudere la gara davanti a Valtteri Bottas. I piloti si pongono come obiettivo di battere un determinato avversario. Queste rivalità sono il sale della Formula 1, vengono prese molto seriamente dalle scuderie. Stando alle fonti, Paratrack ha scelto Bottas come suo rivale per le prossime gare. Sicuro l'attenzione di tutti sarà rivolta a Monza. Va bene, non ne frega niente. A Caterham ingaggia un esordiente. Patrack, voglio dire un esordio per i promettenti quest'anno di Patrack, sì, vediamo che sono puntati su di lui per la prima gara a Monza per vedere se riuscirà a ottenere un buon risultato, vedremo, assolutamente non lo farò mai. A Caterham dove è venuto Patrack, la stessa roba che c'è scritta prima, partire con il piede giusto, ma no, la stagione sta per partire, ma cosa parte da Monza e Caterham? Non ho mai visto una stagione dove partiamo da Monza. Ok, questa macchina mi fa un po' cagare però dai. Dunque non devo mai metterlo così aggressivo perché sennò va a finire che la macchina praticamente non gira perché nella parabolica facendo così la macchina non va. Quindi o questo ok mio punto di forza sono le staccate. Proviamo questa curva qua, molto veloce, con palla in piedi,
voglio era questa, fermare sotto il tunnel. Sì, riesco a tenere comunque la polpa, la capra, ma diventa il polmo. Ah, ecco. E ti dico, ho capito, così che sarebbe bello tenere subito la polpa, ma non è realistico, cioè che cazzo. No, peggio. Cioè, è come vedere Van der Garde che la prima gara arriva in polvo. Cioè, non si vedrebbe mai una roba simile. No, l'ho presa di merda. Vediamo un po' come si chiuderà sto giro. Gira. Oh, così ho perso una vita. Ecco perché non dovevo farlo troppo aggressivo, perché se lo mettevo al massimo non girava proprio in parabolica. Vediamo che quanto arriverò in griglia. Dodicesimo. Almeno sto davanti a Bottas. Con 1,27,9. Poi in sé non è neanche venuto un cattivo giro. E in effetti forse anche meglio così, perché se arrivo subito in pole con la Caterham diventa una cosa ridicola. Anche se sto gioco ne sarebbe stato capace. Perché diciamo che fino a poco prima del secondo settore avevo il miglior tempo. Poi dopo Alonso, vabbè, mi ha sverniciato giustamente. Oh, partiamo. Allora. Vediamo un po'. Ma sì, partiamo subito. Pronti? Via! Peccato che non hanno messo il giro di ricognizione. Sarebbe stata una figata che ti scaldi le tue gomme, ti piatti le in griglia. Tutti si chiedono quale dei rivali riuscirà a imporsi sugli altri. Ma non ho idea. Chiunque potrebbe imporsi. È una mezza lotteria. Ok. Il bello della campionato piuttosto è che cioè, visto che consumo gomme buggato, almeno tutti siamo allo stesso livello. Perché gli avversari non soffrono del consumo gomme, non è reale. Almeno qui siamo tutti alla pari. Oh, cazzo. Oh, che cazzo. Fissa in scia Nico Hülkenberg, lo vede? La Caterham è settima. La Caterham usa un flashback. Perché ha avuto un flashback, si è ricordata. Che la curva doveva farla bene.
siamo in questa curva. Sto cercando di concentrarmi perché è veramente difficile. Meno male vedo botta se ventesimo. Suonato l'orologio. Questa carta era un qualcosa di proprio quel non so che, quel non so che mi manda in testa cosa. Com'è possibile che partita in questo modo? Comunque sono un po' troppo facile sinceramente, cioè non sono primo, ma una cattedra non dovrebbe stare neanche al sesto, non dovrebbe stare al sesto posto a lottare addirittura con Ferrari, con Ferrari, perché adesso dubito che mi metto a lottare con Webber, anche se non è impossibile. Cazzo, ma so c'è il DRS. Lo spazio di manovra te lo lascio perché questa deve essere leale. Ok, ci troviamo al terzo giro su 5, siamo in sesta posizione, ottimo risultato per la cattedra. E io sono lì fermo, eh. Io non ho cambiato traiettoria, lui che si è voluto, fissare lì. Ancora ventesimo, Bottas. Ho fatto proprio bene allora a sceglierlo. Aia massa. Non volevo tagliare, ragazzi, ho sbagliato lunghissimo. Cioè no, non era volontaria una cosa. Qua lo uso. Non è così sto tipo allora.
al quinto giro potrei maturare un buon sesto posto per la Caterham. Aia. Potrebbe maturare, mi grazie intanto perché penso mi sono buffato. Non devo rischiare. Questo giro è interminabile. Sembra che non può, sembra molto più lungo di tutti e quattro insieme. Allora. Oh cazzo. Ho avuto paura con quel cordolo di merda. No, 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 non so azzardare nemmeno. Sesto, sì! Che inizio di stagione fantastico per lui. Si è aggiudicato la gara battendo il suo rivale e ora tenterà di ripetersi nella prossima. È molto assediato il 19esimo, attenzione. Imbarazzante. Dov'è che... Ah, è vero che l'altra carta non sono io, ecco perché dicevo. Vabbè ragazzi, direi che il video può finire qui. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, cliccate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Adesso vediamo un attimino. E poi classifica sesto. Che marcatori, cazzo. Vabbè, è chiaro che ci sono solo io che faccio i punti, picca indietro. Adesso vediamo. E poi ci può stare un salutino. Ecco qua che si prende tutti i complimenti. Molto contento per aver esordito così bene. E niente ragazzi, spero veramente che a questo punto il video vi sia piaciuto e ciao a tutti da Mr. Pat.